stronzo. Stronzo. Bravo. Bravo. Cioè, in questa compagnia non c'è un bicchiere di carta. Una serata di poliziotti, noi ci salvavamo il manetto. Non so. Questa è la lettera che Patrizia deve leggere, dove c'è scritto Ignazio Provolone. Non si può dire cosa c'è scritto dentro. Bene, quindi lo scopriranno dopo. Sì. Don Carlino. Elvira. Vorresti essere lui? No. Si trova in una bruttissima situazione che spero di non trovarmi mai. Get out of here and get me some money. Don Carlino, penso più grande della mia età, una trentina d'anni, penso. Ho deciso che ne ha 23. Fa più piangere o ridere? Ridere. Piangendo fa ridere. La comicità strana. Sì, infatti fa ridere. Tu fai ridere. E quante volte l'ha vista questa commedia? In teatro? In teatro. Almeno una volta. Questa sera tra le quinte, quante non vuoi. E questa sera la vedrà in teatro o di dove qui? Sempre di tra le quinte. Il mio personaggio è, diciamo, è un po' il filologico della commedia. In pratica gira tutto intorno a un mio problema. Un problema che durante il viaggio di nozze, perché mi sono sposato, non riesco a concretizzare, a consumare il matrimonio. Ma cerca di non dire più di troppo. Troppo. E va bene, da Wiss mica la dobbiamo ripetere. No, va bene. Va bene così, no, perché in pratica anche nella vita dicono che io sono un. Vabbè, poi lo capirete con la commedia. Uè, compagni, ti faccio problema. Risolto. E dirci. E niente, il mio personaggio è un cameriere un po' particolare. Diciamo un cameriere gay che ha la sua titolare che è molto chic, una francese, e c'è tanto da divertire. Non vi posso spiegare perché non ve lo posso svelare, è solo da venire a guardarlo. Perciò vi aspetto tutti quanti, guardatelo qua. Il mio personaggio si chiama Zezé ed è una cocotte, però in realtà quello che le piace fare è dipingere. Lei fa una grande pittrice e dipinge per gli amici. Ne ha tanti gli amici. Io sono Pasqualino, praticamente sono il nulla facente della casa, il donnaiolo, che non mi piace fare niente, sono sfaticato. Poi all'ultimo c'è una sorpresa. Debora, mi devi truccare e mi devi fare i capelli. Va bene. Buongiorno, sono il compare. Il compare Saveto. Che è il compare della famiglia Provolone, che conoscete, è veramente una persona che sta, come si dice quando uno è un parente? No, quando uno è uno intimo? No, quando uno sta sempre un amico. No! Sono Maria che prima per la marotella. Siamo con Titina Sola, Titina Sola. Aspetta, Tina. Vieni qua, dimmi. Qua. Ci vuoi spiegare chi è il tuo personaggio? È una signora che non si fa i fatti suoi. Poi non entrate, eh? Un'antichessa. Oh, un'antichessa. Trichessa. Un ciuccesso. Un ciuccesso. Cesso, sono la comare degli sposi, sono la comare di Fazzoletto. E ci posso mai essere una cosa del genere in testa? Sei una cameriera? Ma ti piaccio io? Sono una cameriera strampalata. Sono una cameriera un po' strana. Che parla un po' strana? Diciamo che non riesco tanto a chiedere le coche.
le coche. Le mozzarelle di Mondragon, Kiki. E poi non ci vede tanto bene, caro mio. Io me ne vado a preparare. Allora, Federica, ci vuoi raccontare che è il tuo personaggio? Non uscire là. Sta gente? Sì, è pieno. Ah, è pieno? Aspetta. Buono. Mia moglie mi sta aiutando a vestire. Tendi la camera. Non dovete urlare molto. Si è urlato un po'. Nel tuo caso. No, prego. Chiaro, senza urlare. Tu, quando la Gigina ti do, non urlare. Ma no, e parte che siete sicuro. Adesso ho mai. Cercate di non colti di Napoli tu. A Napoli con te abbiamo un effetto diverso da qua. Sì. A Napoli ti capisci? Siamo alla rattata. Là si capisce. Qua. Un po' più spiazzato. Bravo, devi essere. La rattata, capisci? Devi mimare. Bravo, non correre, non correre tanto. Ma no, la rima però. Sì, devo parlare. Raffaele, tu non hai la commedia. Prezzo per il giorno da solo. Ah, no, il tuo ruolo. È da passare. Mastrozzi. Mastrozzi. Il brigadiere, è un ruolo importante, diciamo. Mastrozzi. Insomma, è molto ufficiale. No, vado. Il mio personaggio, se ho ben capito, lo potrei replicare. È un ex maggiore di artiglieria pesante, tale Baldassarre Vitraglia, cornuto qualificato. Io purtroppo sono legato a fare personaggi o di cornuto o di fantasci e vecchio. Non so perché, l'altro giovane non me lo fanno fare mai. Prendo sempre a Riccardo Citro o a Francesco Bacci. Ma perché non faccio io l'altro giovane? Perché? You let other women make a fool of you, why don't you do right? Like some other men do. Get out of here and get me some money. Avete presa sul cazzo come l'ho combattuto. È una mia stronzata, ho chiuso il video in una porta blindata. E tengo una mini frattura e 4 punti sul medio. Non parlammo però. Sì, questo è il nostro secondo spettacolo qua di Isernia. Che il titolo è Tornata Zitella. Il primo spettacolo è stato Il Morto Sta Bene in Salute, che abbiamo un grosso successo e quindi siamo ritornati. Il nostro spettacolo futuro della Ribalta Gaia saranno il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Troisi di Napoli. Dopo il successo del 10 aprile con Il Morto Sta Bene in Salute, 48 in ottobre, che parla al Teatro della Provincia, questa volta la gente ha risposto ancora di più, visto che ha riconosciuto i nostri meriti e la bravura dei nostri attori. Quindi, sicuramente ci ripeteremo in questa città, perché la gente sta iniziando a capire la cultura del teatro napoletano e questo ci fa molto piacere. Ignazio Provolone, il succube della famiglia Provolone. Io credo di comandare, ma in effetti comanda sempre mia moglie, perché tu beh, padrone sono io, ma chi comanda è mia moglie, anche nella commedia. Sono un padre che non faccio il padre, il marito che non faccio il marito, però ci faccio il corno, a fanvola. Questo personaggio sono Concetta, una mamma disperata. Poi se ve lo racconto poi vi svegliamo tutto. Sono una mamma disperata perché la figlia si è sposata, torna dal viaggio di nozze e al ritorno di questo viaggio di nozze ci saranno molte sorprese. Comunque è un personaggio molto divertente. Io sono una mamma ansiosa, una mamma premurosa, una moglie dominatrice e tutto il resto poi lo scoprirete fra un po'. L'acqua della fontana è mala amara, ma ci non era amara, ma ci non era amara.
l'acqua della fontana è mara amara, ma ci non era mara, amore mio me la vivia. Omo gira come zumpe balla, omo gira l'ani della via, ci vorrebbe una zidella, ci vorrebbe una zidella. Omo gira come zumpe balla, omo gira l'ani della mia, ci vorrebbe una zidella, cusse balla gioventù. Omo se porta bene sta vignarella, così sarà la donna, così sarà la donna, come se porta bene sta vignarella.